Eder. Mech. Pallister. Il caso di Alex Marangon, un giovane barman di 25 anni originario di Marcon, in provincia di Venezia, ha sollevato interrogativi inquietanti e una crescente angoscia tra i suoi genitori. Luca Marangon e Sabrina Bosser. La scomparsa di Alex, avvenuta la notte del 30 giugno scorso a Vidor, in provincia di Treviso, ha lasciato una scia di domande senza risposta. La sua morte, avvenuta in circostanze misteriose e ritrovato senza vita due giorni dopo sul greto del fiume Piave, ha spinto i genitori a chiedere giustizia e chiarezza. Se davvero tutti sono innocenti, perché hanno atteso 4 ore prima di chiamare le autorità? Perché così tanto? Chi saperle? È il grido di dolore e di richiesta di giustizia di Luca e Sabrina. I genitori non riescono a rassegnarsi all'idea che il figlio possa essere stato vittima di un incidente, e per questo hanno deciso di mantenere alta la tensione sul caso. Organizzando eventi per ricordare Alex e chiedere verità, per commemorare il figlio, il 9 agosto, hanno organizzato un incontro musicale al Parco dello Zero. È importante tenere vivo il ricordo di Alex anche attraverso una serie di iniziative che stanno organizzando chi gli voleva bene e che non crede alla tesi di una morte causata da un incidente. Ha dichiarato Luca Marangon al Corriere della Sera, esprimendo la sua volontà di fare luce sulla situazione. La coppia chiede agli inquirenti di continuare a indagare, spinta da un sentimento di giustizia e dalla necessità di comprendere ciò che è realmente accaduto. I genitori di Alex hanno espresso preoccupazioni relative a possibili maltrattamenti subiti dal figlio. Secondo loro, qualcuno potrebbe aver fatto del male a Alex perché ha visto qualcosa che non doveva vedere. L'impressione è che ci sia omertà tra chi ha partecipato quella sera all'incontro a Vidor, una sorta di riservo assoluto per timore, forse, di una vendetta, ha spiegato il padre, sottolineando il mistero che avvolge la scomparsa del giovane. Dall'autopsia sono emerse informazioni inquietanti. La frattura della base del cranio e la rottura della parte sinistra della cassa toracica sono avvenute prima della morte per annegamento. Questi segni potrebbero essere stati provocati da una caduta dall'alto. Ma non si può escludere la possibilità di un pestaggio subito prima della sua morte. Inoltre, la cancellazione del gruppo Telegram I Ritiri del Sole poche ore dopo la scomparsa di Alex ha sollevato ulteriori interrogativi. Se era davvero tutto legale, perché non si è voluto lasciare traccia di quell'appuntamento? Si chiedono i genitori, per cercare di fare chiarezza. La Procura della Repubblica di Treviso ha disposto che tutti i partecipanti all'evento a cui Alex aveva preso parte siano sottoposti all'esame del capello. Come richiesto dalla famiglia, l'obiettivo è individuare eventuali tracce di sostanze stupefacenti, tra cui la ayahuasca, una nota erba allucinogena di origine amazzonica. L'assunzione di questa sostanza, considerata inizialmente come una potenziale causa della perdita di controllo del ragazzo, è ora al centro delle indagini. I risultati di questi esami, confrontati con le analisi tossicologiche effettuate sui tessuti e fluidi prelevati dal corpo di Alex, potrebbero fornire indizi cruciali per chiarire la tragica vicenda. Le circostanze della morte di Alex Marangon sono amplificate dalla crescente popolarità dei riti sciamanici in Italia, che vedono l'uso di sostanze come la ayahuasca, nonostante il loro divieto. Stefano De Matteis, un noto antropologo e autore del libro Gli sciamani non ci salveranno, ha sottolineato come in un contesto di crescente ateismo ci sia un parallelismo con il crescente interesse per spiritualità alternative e pratiche rituali estranee alla cultura occidentale. Questo interesse, secondo De Matteis, è alimentato dalla ricerca di una connessione più profonda con la natura e con se stessi, ma porta con sé anche rischi significativi. Specialmente quando queste pratiche vengono portate a termine senza la guida di esperti. In questo scenario, la scomparsa di Alex si inserisce in un contesto più ampio di esplorazione e sperimentazione che potrebbe rivelarsi pericoloso. I familiari di Alex chiedono una maggiore vigilanza e regolamentazione su tali pratiche, affinché altri giovani non debbano affrontare il medesimo destino. Le domande che circondano la sua morte non riguardano solo la sua vita,
ma pongono interrogativi sulla sicurezza e sulla legalità di eventi che sembrano sfuggire a qualsiasi controllo. L'appello dei genitori di Alex, unito al mistero che avvolge la sua morte, ha galvanizzato non solo amici e conoscenti, ma anche attivisti e cittadini comuni che si sono uniti per chiedere maggiore chiarezza e giustizia. Le manifestazioni in suo onore non sono solo un modo per ricordarlo, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come la sicurezza nei riti alternativi e il supporto a chi vive esperienze simili. La questione diventa ancora più pressante alla luce delle evidenze raccolte, che suggeriscono che la morte di Alex non sia stata il tragico risultato di un incidente, ma piuttosto un evento complesso che coinvolge dinamiche sociali e personali che meritano di essere esplorate. I genitori continuano a combattere affinché le autorità non perdano di vista il caso e affinché venga fatta giustizia. In un mondo dove la ricerca di risposte è fondamentale, la famiglia Marangon non si fermerà finché non avrà ottenuto la verità su ciò che è realmente accaduto a loro figlio. La loro lotta è un richiamo a tutti: non dimenticare mai il valore della vita e la necessità di proteggere i più vulnerabili da esperienze potenzialmente dannose. La morte di Alex Marangon non è solo una tragedia personale, ma un campanello d'allarme per la società. Essa mette in luce l'importanza di affrontare il tema della sicurezza nei riti sciamanici e nelle pratiche spirituali alternative, che, sebbene possano sembrare innocue e affascinanti, portano con sé rischi considerevoli. È essenziale promuovere un dialogo aperto e informato su questi temi, garantendo che ogni giovane abbia accesso a informazioni chiare e supporto adeguato. La famiglia Marangon, attraverso la propria sofferenza, sta contribuendo a una causa più grande, invitando tutti a riflettere sulla necessità di una maggiore responsabilità e consapevolezza in un mondo in continua evoluzione. La verità su Alex è una verità che deve essere cercata, non solo per lui, ma per tutti coloro che potrebbero trovarsi in situazioni simili in futuro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.